Buonasera a tutti amici di Passion for Fun, oggi siamo in compagnia di Gianluca Iacono, una grandissima voce del doppiaggio italiano, anime, serie TV, film, videogiochi. La sua voce, insomma, è talmente eclettica che è impossibile non averla sentita da qualche parte. Buonasera Gianluca e grazie per la tua partecipazione. Buonasera, ciao Veronica, ciao. Ciao a tutti quelli che seguono Passion for Fun. Grazie. Allora, Gianluca è nato a Torino il 14 marzo del 70 ed inizia in giovanissima età la carriera del teatro. Da subito però forma la sua voce con un corso di dizione per proseguire come attore di teatro, anche teatro cabaret, fino ad arrivare proprio al doppiaggio. Hai cominciato come attore, ma qual è stato l'evento che ti ha fatto deviare il tuo percorso verso il doppiaggio? Allora, guarda, in realtà no, non sono così lontane le due cose perché sono successe abbastanza insieme, nel senso che la mia intenzione non era certo quella di fare il doppiatore perché stiamo parlando di, anche se non lo dimostro per carità, però stiamo parlando dei primissimi anni 80 in cui il doppiaggio ma che è, cioè nel senso o facevi il doppiatore o eri figlio di d'arte oppure le persone normali come me, nel senso che io non sono figlio d'arte, quindi non è che pensavi dietro un personaggio, dietro Goldrake c'è il doppiaggio, c'è il doppiatore, no? Quindi non esisteva internet, non c'era niente del genere. Quindi io volevo fare semplicemente a un certo punto l'attore. Cioè, comunque, i miei avevano capito, mia madre più che altro, aveva capito che una cosa che poteva essere era o l'istituto psichiatrico o recitazione. Queste erano le due strade. E quindi, per mia fortuna, l'ho scelto per l'altra, cioè per recitazione. E quindi una serie di combinazioni mi hanno portato a studiare dizione e poi recitazione. Nel mentre, però, quindi l'obiettivo era attore e basta. Poi, nel mentre cercavano comunque piccoli doppiatori, bambini, ragazzini, per le prime cose che arrivavano a Torino, perché a Roma già ovviamente si doppiava da illo tempore, cioè dagli anni 30, ma a Torino non era tantissimo, era poco, per cui insomma, prima televisioni locali e via. Sono partito con le prime cose di doppiaggio. Tutto questo è andato molto a step, cioè un po' teatro, poi ho fatto qualcosa in televisione, poi ho fatto un po' di cosine, doppiaggio a spot random, finché poi dai 20 anni in poi il doppiaggio è iniziato a prendere uno spazio, un suo spazio, insieme però anche sempre molto al teatro e poi al teatro cabaret negli anni 90. Quindi è un po' anche un po' fluida la situazione, un po' difficile individuare gli stacchi netti, perché non ci sono degli stacchi netti. Bene, se non ricordo male, il primo cartone che hai doppiato, la prima parte è stata di Nevius in Sailor Moon, una parte, una tragedia quella parte, insomma. Ma Sì. poi, sì, Sailor Moon è disperata, lo ricordo, cioè veramente era Peggio del assurdo. sacrificio di Vegeta ancora un po', sì. Ma nel 97 arriva, ecco, proprio Vegeta, ma ancor prima tu avevi doppiato alcune parti proprio nella serie Dragon Ball. Com'è stato questo passaggio poi a doppiare Vegeta, un personaggio così importante? Ma guarda, te lo posso dire oggi col senno di poi, sul momento in realtà io, ma come anche quelli che come me facevano Dragon Ball, non abbiamo avuto la percezione di niente, perché parliamo di un periodo in cui comunque le informazioni, ma su Dragon Ball, sugli anime, cioè non esistevano le fiere, non esistevano i cosplay, non esisteva internet, quindi tu immaginati un mondo in cui già questi tre elementi non esistono. Che tipo di feedback puoi avere su una serie come Dragon Ball che arriva? Nessuna, no? Non c'è. È un po' una scoperta. Eh sì, nel senso che anche le puntate, le cose arrivavano lì sul momento, quindi quello che è successo è che sì, prima ho fatto un personaggio in una serie di cartoni animati giapponesi, cioè la prima volta ho fatto il personaggetto del Fiocco Rosso, poi l'ho scoperto da poco tra l'altro, o me lo sono ricordato da poco. Poi ho fatto Tambourine invece, questo demone, questo alato che parlava, cioè così, e poi è arrivato Vegeta perché Torresan, Torrisi, ha detto: ma è arrivato questo personaggio, dai, che dici? Beh, secondo me ci potresti stare bene, ma non sapevamo niente né quando sarebbe morto, quanto sarebbe durato. E quindi io l'ho preso come uno dei tantissimi tanti personaggi, insomma, che arrivavano all'epoca in Merak nei cartoni animati, no? Giapponesi e non.
Poi dopo è arrivata l'onda lunga degli ascolti di Mediaset, e quindi lì poi è arrivato tutto il marasma, insomma, i fan che man mano sono arrivati, cioè quindi lì ho percepito cosa stava succedendo. E quindi poi, vabbè, la storia è lunga perché poi le mie reazioni nel tempo sono state diversissime, no? Sono passato dall'indifferenza all'odio, all'amore, alla passione, tante cose mischiate, per cui... io e Vegeta, non per niente. Poi, alla fine, esatto, alla fine l'hai accettato, quindi è parte proprio integrante ormai. Certo, ho questo rapporto ormai, non per niente, vai. Poi magari ne parliamo dopo. Sì, assolutamente sì. Tutti chiaramente abbiamo provato almeno una volta ad imitare la voce del principe dei Saiyan. Ma tu alla fine hai detto che non è stato un vero e proprio provino, sei stato scelto così. Raccontaci proprio com'è andata magari con Torrisi. Ok, provo a ricordare, perché guarda, è successo semplicemente che mi hanno dato un turno, cioè succede così nel doppiaggio, no? Che non sempre c'è questa cosa, a volte magari ti chiamano, guarda c'è un provino su un personaggio e vai a fare il provino, altre volte ti danno un turno, ok, di doppiaggio, punto e basta, tu arrivi e ti dicono, guarda botto da questo personaggio qua, boh, però non si sa bene che evoluzione avrà, è questo qui che arriva, vedi, è un po' con questa faccia qua, è un po'... aveva quest'aria un po' da stronzetto, perché all'inizio, cioè, ce lo ricordiamo, sì. Questa era un po', ce l'ho solo io, quindi ho un po' questo atteggiamento qua, e quindi Torrisi mi disse, bah, non lo so, lo farei un po', fallo un po' appunto con l'aria da stronzo, diciamocelo, e un po' orgoglioso, eccetera, eccetera. Non c'erano molte informazioni su chi fosse questo Vegeta, né chi fosse Nappa, né insomma quello che sarebbe successo. Quindi sono andato un po' brancolando nel buio. Torrisi mi ha dato poche informazioni, io l'ho guardato e ho detto, vabbè, boh, vediamo come lo posso fare, capito? Perché poi quello è quello che succede, uno va anche un po' a istinto. Quindi poi sono andato dentro, l'ho provato e ho iniziato a farlo in quel modo lì, con Torrisi, che è quello che avete poi sentito, con Torrisi che mi ha detto, ma no, fallo un po' più così, fallo un po' come qualunque buon direttore del doppiaggio deve fare. E da lì è nato Vegeta, che poi si è trasformato nel tempo, grazie al cielo, perché poi ha assunto un po' più di testosterone, ha assunto un pochino più di figaggine, e quindi sì. È diventato esatto, quindi, principe dei Saiyan. Principe quindi... dei Saiyan come lo conosciamo, ma all'inizio non è che fosse proprio travolgente. Ecco. Nel cartone Goku e Vegeta si affrontano spesso, ovviamente, no? Mentre nella realtà, com'è stato il rapporto con Maurizio Torresan, in arte ovviamente Paolo Torrisi? Ma bello, nel senso che era un caro amico. Nel senso, guarda, lui era, lo dico anche nel video che avete visto, come sì. Io parlo di lui, era una persona molto riservata, quindi in realtà non ci sono state grosse uscite, era uno che mi raccontano che quando io ero ancora un bambino, quindi parliamo degli anni 70, era uno che faceva la vita notturna, usciva, cose, eccetera. Poi dopo è cambiato, nel senso che poi ha iniziato a farsi un po' i fatti suoi, non frequentava più colleghi, cioè lui finito di lavorare, ciao. E quindi non avevamo un rapporto fuori, ma sul lavoro era una persona molto simpatica, professionale, un bravissimo attore e anche un bravissimo direttore del doppiaggio, che sapeva il fatto suo. E soprattutto in Dragon Ball sapeva, lui era Dragon Ball, posso dire, no? Quindi ha sempre diretto tutti nel migliore dei modi, ha sempre dato un sacco di opportunità per riuscire a, come dire, emergere a tutti quelli che in quegli anni stavano crescendo, la Pacotto, la Spinelli, la Scianca, io e altri, no? Primissimi anni 90, così. E ne ho un ricordo molto caro, perché comunque era anche un molto simpatico, cioè aveva un passato nella goliardia dell'università, insomma, era un mattacchione, no? Quindi a volte raccontava gli scherzi che faceva all'università, raccontava dei tempi in cui andava in giro, faceva nottate, faceva gli after, insomma, quindi aveva avuto, e poi lui faceva l'attore da quando era un bambino, quindi insomma, era nel mondo dello spettacolo da sempre e quindi conosceva bene anche anche la stessa realtà romana, cioè lui era stato anche parecchio a Roma negli anni 60, 70, quindi insomma era uno che
che la sapeva lunga, ecco. Quindi diciamo che il rapporto tra voi due era proprio diverso rispetto a quello tra Goku e Vegeta nel cartone, ovviamente. Decisamente, sì. No, poi ho avuto la fortuna di stare a leggio con lui, insomma, quello è una cosa... Beh, quindi una grande esperienza quella. Un gran bel ricordo, è peccato, lo dico sempre, che, e l'ho detto anche in qualche video, che non c'erano gli smartphone, quindi non c'era possibilità né di foto né di video. Beh, diciamo che lo custodisci gelosamente questo ricordo. Sì, sono costretto. Sì. Non puoi, però puoi raccontarci un aneddoto magari a fianco a lui, no? Ma vediamo, sì, ho un più che aneddoti, vabbè, su Dragon Ball mi ricordo semplicemente dei momenti, delle volte al leggio, ho un ricordo, guarda, vago, tipo dell'unica, delle poche volte in cui abbiamo fatto la famosa fusione. Esatto, sì. Ricordo io e lui al leggio, in cui lui magari mi diceva, no, ma fallo più, mettici più energia, fallo più, quindi ho questi ricordi di, come dire, di condivisione dello stesso anello, della stessa scena, quindi insomma, pensandoci oggi, con tutto quello che è successo, con tutto quello che hanno visto i fan, Goku, Vegeta, leggio insieme, sembra una roba veramente epica, no, all'epoca... Epica! All'epoca no, all'epoca era una roba, dici, ok, un turno come un altro e un momento come un altro. Oggi, avessi una foto di me e Torrisi alleggio davanti al microfono, sarebbe veramente da museo, no? Sì, sì, assolutamente sì. mi ricordo che, ne so, lì mi aveva diretto poi anche in un'altra serie, questa è una cosa che racconto spesso, ma la racconto anche a voi, in un'altra serie che si chiama Vicini Troppo Vicini, Vicini Troppo Vicini, una serie di alieni, e in cui io facevo questo alieno verde, che era però un po' transgender, no? La Mediaset l'ha preso per errore di sicuro. Esatto, era una serie assurda quella, tra l'altro, per gli anni. Esatto, per cui andava su Italia 1, c'erano questi cinque alieni in casa e così, e il mio era appunto, era quello un pochino più, era un po' un mix, un mix sessuale, no? E quindi lo facevo così. E in una puntata il mio personaggio aveva il ciclo, e quindi... per la Mediaset era un gran casino il ciclo nel pomeriggio nel settore ragazzi. È quasi assurdo, proprio un'altra rete, se sono sbagliato. Quindi tagli video e anche riadattamenti del doppiaggio mentre eravamo in sala con Torrisi, con Torre, con Maurizio, che cercava di cambiare le battute togliendo tutti i riferimenti ovviamente al ciclo. Quindi un ricordo, fa molto ridere questo ricordo, perché certo. Poi diceva, e questa come la cambiamo adesso, ma come la faccio, come si può fare? E quindi è stato uno smembramento proprio di quell'episodio a livelli pazzeschi. Immagino. Ma tornando alla serie ovviamente di Dragon Ball, la fusione tra Goku e Vegeta nell'OAV Dragon Ball Z, il diabolico guerriero degli inferi, Gogeta nella versione ridoppiata del 2003 aveva entrambe le vostre voci. Sì. Okay. Qual è stato il processo di mixaggio delle vostre voci? Dunque, considera che ovviamente non l'ho fatto io. Io ricordo che credo che l'abbiamo fatto insieme. Wow. Sì, l'abbiamo fatto insieme, perché all'epoca era più comodo fare le cose insieme. C'era un'altra cosa che non c'entra con Dragon Ball, il pazzo mondo di Gonagai, che è una serie. Io e Dani Acerico la facevamo Lord, come cavolo si chiama, il barone Ashura, esatto, sì. Nel pazzo mondo di Gonagai, no? Quindi questa faccia divisa in due, io mi ricordo di me e Dani che parlavamo in sincrono al leggio, no? Insieme. E la stessa cosa abbiamo fatto con Torrezan, mentre con Moneta invece, quando abbiamo fatto Goku e Vegeta recentemente, Dragon Ball Super e poi il film, prima incideva uno e poi incideva l'altro, andando a sync sull'altro. Quindi, Quale delle due versioni preferisci? Cioè, qual è più facile? Insieme o post-prodotto, magari? Ma forse, guarda, insieme, nel senso, uno è più divertente.
Proprio le cose insieme sono sempre più divertenti, quindi oggi che si doppia sempre separati, Covid a parte, ma per una questione di comodità ormai è più comodo registrare tutto in colonna separata, che si gestisce meglio, è più comodo da un punto di vista produttivo, ma è più brutto da un punto di vista umano, quindi perché anche le ultime stagioni di How I Met Your Mother, per esempio, le ho fatte da solo e non più con la Spinelli che faceva Lily, per dire, o con Moneta che faceva Barney. Allo stesso modo i miei ricordi più belli sono invece di me e Torresan, che recitavamo insieme alle Gio e lo facevamo in sincrono, perché se tu ti metti d'accordo sulle cose da dire, poi è una cosa strana, ma è un po' come quando canti in un duetto, no? Ti viene da cantare insieme, cioè canti insieme, così reciti insieme. E noi eravamo asincrono. È magia forse, ma è bello. In modo del tutto naturale, quindi, nasce alla fine. Alla fine sì, perché ti guardi, cioè parti, e se, quando parti stai con l'altro e sei incollato all'altro qualunque cosa dica, e quindi si crea questa strana cosa, capito? E non saprei neanche spiegartela tecnicamente, però. Certo, bellissimo, davvero. Tornando a Vegeta, hai vissuto diverse fasi di Vegeta, del personaggio, no? Dalla crudeltà assoluta fino ad arrivare ad oggi al Vegeta della serie Super. Tu che tipo di Vegeta sei? Allora, vabbè, io che tipo di Vegeta sono? Così, partendo dal presupposto che ovviamente c'è del Vegeta in me e c'è del me in Vegeta, perché poi se vuoi andare a sentire, che ne so, il Vegeta portoghese o polacco, fanno cagare, si può dire. Diciamo che io sono, forse più il Vegeta più umano, no? Quello della fase, non sono il Vegeta con la M davanti, non sono così stronzo, sono un po' più simpatico di Vegeta in generale, e quindi sono sicuramente più quello di Super, se vuoi, cioè rispetto a quello più cattivo dell'inizio, quindi sono più un Vegeta più umano, quello del... perché... Guarda, io ho fatto anche la prefazione di un libro, Gates Over 9000, Visioni di Mondi, se non ricordo come si chiama, tutto il titolo completo, in cui si parla molto di Vegeta e di Goku, no? E io ho scoperto delle cose su Vegeta molto interessanti, cioè che prima era molto legato alla mentalità Freezer, alla mentalità di un certo tipo, poi venendo sulla Terra ha capito che invece si possono provare delle cose e anche un nemico lo puoi percepire secondo il tuo istinto e non con un mero scouter che ti dà i numeri e ti dice no, ed è quadrato, ma lo senti, no? La famosa aura potentissima, tu la senti, cioè, quindi diventa tutto molto più umano da quel punto di vista. E quindi diciamo che mi sento molto più legato a un Vegeta, ecco, più umano della fase in cui abbandona Freezer e la loro tecnologia, la loro freddezza, la loro anche cattiveria a tutti i costi, e invece un Vegeta che a un certo punto decide di cambiare le cose, no? Di prendere in mano la sua vita e quindi di diventare anche più indipendente e di evolversi e di crescere sulla Terra. Non so se mi sono spiegato. Certo, quindi questa è, cioè, una cosa bella, perché il personaggio, diciamo, è cambiato negli anni, è un po' anche merito tuo. Beh, io l'ho seguito, sicuramente io ho cercato di dargli, man mano che vedevo dei cambiamenti, io immettevo dei cambiamenti, no? Quindi anche, cioè, se tu lo senti all'inizio che è più freddo, è più così algido, è più cattivo e basta, dopo inizia a diventare più passionale, anche proprio il modo di usare la voce diventa diverso, perché ci metto più emozioni, più passione, soffre, ama, si strugge. E non per niente Vegeta è molto amato, perché secondo me tutti noi un pochino ci vediamo in lui, nei suoi conflitti, nel male e il bene che si, capito, che si confrontano tutti i giorni, perché non siamo mai perfetti, no? Cioè Goku in realtà è un'illusione. Goku è un bluff, maledetto Goku, maledetto Karot. Esatto. È un bluff il maledetto Karot. No, perché lui è un po' Topolino e in realtà Vegeta è un po' Paperino, e tutti noi ci sentiamo più Paperino che Topolino, sicuro. Sì, perché è la realtà.
è la realtà. La realtà è più Paperino. Topolino è un po' un inganno. E quindi è un po' quello, ci ho messo del mio. Poi io, è vero, io sono un po', sono orgoglioso come Vegeta, no? Poi vabbè, ok, non in maniera così esagerata, però c'è dell'orgoglio in me. Sono un po' guerriero come lui, nel senso che... e quindi... sono un po' resiliente come lui, nel senso che a un certo punto cado ma mi rialzo, e lui quante volte lo ha fatto, parecchie direi, e quindi insomma ci sono diversi elementi, sono più simpatico di Vegeta però, questo sicuramente, io lo dico tutti i giorni, no, lo guardo e faccio non fai ridere, esatto. Sì, tanto per cambiare. Ovviamente, perché poi il livello è basso, quindi subito poi esplode. Basta tanto così. Ma ovviamente non c'è solo Vegeta, hai doppiato tantissimi altri personaggi di diversa caratterizzazione, come eroi, anti-eroi e cattivi, no? Negli eroi c'è tipo Aizawa, Roy Mustang, Shido, negli anti-eroi appunto Vegeta e Chiuzo. E nei cattivi c'è Starscream, Barone Ashura, come abbiamo detto prima, Icos, c'è una linea conduttrice tra tutti questi personaggi? Iacos, scusami. Bella domanda questa, in realtà non è voluta, cioè è una linea conduttrice che si crea man mano che si va avanti, no? Cioè man mano che uno fa un'esperienza attoriale, ma lo stesso vale anche quando uno fa le cose, magari, cioè io cinema ne ho fatto poco, ne vorrei fare molto di più, ma però quando uno segue un percorso attoriale, teatrale, cinematografico, di doppiaggio, eccetera, man mano che vai avanti te lo crei questo percorso, questo filo rosso, no? Quindi man mano se passi da Vegeta ad altri personaggi comunque cattivi, a quanto pare a me i cattivi, insomma, non che a me piacciono, ma dicono tu sei perfetto per fare i cattivi, e non sono così cattivo. Non solo, ma non solo, però i cattivi e non sono così cattivo. Però sì, cioè, poi ti crei, sono diversi piani, no? C'è il piano Marshall, quindi quello degli zuzzerelloni, c'è il piano dei personaggi più, come dire, delle simpatiche canaglie, tipo, vabbè, feci questo personaggio che si chiama Lapino in Fur TV, che io ho adorato moltissimo. E lui è invece un tombolo de femme, come si dice, no? Un simpatico mascalzone. E poi ci sono i cattivi, fino ai tagliagole, voglio dire. Cioè, ho fatto in Van Helsing, che è una serie che va su Netflix, ho fatto un vampiro cattivissimo, no? Che si magna le persone, ed è uno psicopatico. Quindi, però mi piacciono tutti, capito? I cattivi mi piacciono di più, perché sono più complessi, più contraddittori e hanno tante cose dentro. I buoni alla fine sono un pochino più bidimensionali. Ecco, quelli. Quindi. È più facile magari fare il buono. Sì, sì, è più facile. Nella vita no, però è più facile fare il buono, sì. Quindi a questo punto tu ti senti più un eroe o un antieroe? Un cattivo, come ti definisci? Ah, vai, la butti sul personaggio. Ma guarda, diciamo che mi sento più forse un antieroe che ogni tanto ci prova a fare l'eroe. Però non so se ci riesco, però ogni tanto ci provo, dico, ma sì, dai, provo a fare l'eroe, poi faccio, potevo farlo meglio. No, assolutamente, assolutamente. Però ci provo. Però sono più simpatici gli antieroi a volte. Che non è che per forza sono, capito? Non è per forza Freezer. L'antieroe, immaginiamocelo più come Vegeta, che è un Sì. personaggio più a metà, no? Freezer no. Ecco, non c'è, ecco, antieroe Freezer no, io non c'entro niente con quel tipo di personalità e di persone, no? Quei cattivi lì no. Quelli un pochino più, no, tenebrosi, che hanno un po' la cosa, allora sì, mi piacciono di più, no? Magari quelli che hanno avuto un passato tormentato, hanno fatto i loro errori, però ci vorrebbero provare, però hanno un fondo buono. Quei personaggi lì mi piacciono molto, no? Che non sono i buoni e basta, non sono i cattivoni, ma sono complessi. Allora mi sento così. Come? Sono umanizzati. Sono umanizzati, certo. Mi sento più vicino a quella sfera lì, se vuoi.
quindi in cui si cerca di sollevarsi da terra in qualche modo, ben consapevoli che però c'è la terra. Tra l'altro volevo analizzare con te una particolarità della serie Naruto. Nella quale lì, ad esempio, hai doppiato più di un personaggio presente nella serie, tipo sì. Kakashi, vabbè, per qualche episodio perché è sostituito Moneta. Sì. Poi c'è stato Gamakichi, che era un rospo eremita, sì. Mizuki e addirittura Don Kato, che era questa figura, il fidanzato di Tsunade, una figura molto buona, generosa, che poi, insomma, ha fatto una brutta fine, è sparito. Durato poco, sì. Esatto. Come è stato interpretare personaggi così diversi e, se vogliamo, anche opposti tra loro nella stessa serie? Ma lì, sai, quando fai personaggi così per così poco tempo, no? Cioè che non sono così incisivi, non fai in tempo ad affezionartici abbastanza, no? Per cui lì entra in gioco veramente la questione un pochino più tecnica, no? Entra in gioco la professionalità. Cioè, tu affronti un ruolo, lo vedi, lo capisci, ti fai un'idea della psicologia più o meno del personaggio, però tempo che lo becchi e inizi a capire che cosa deve fare è tempo che è già morto, per cui non fai in tempo a... E così è più facile, cioè, nel senso, fai quello, poi magari dopo, che ne so, 3 mesi viene fuori un altro personaggio, magari non è particolarmente grosso, ne fai un altro, quindi rientri in quella psicologia lì. Però lì diventa veramente abbastanza lavoro, nel senso più tecnico del termine. Se invece è uno dei personaggi più impegnativi, allora lì ti ci fai un pochino più assorbire, allora, cioè, come dire, ti ci affezioni anche di più. Però di solito non bisognerebbe mai fare troppi personaggi in una serie, a meno che, cioè, stile One Piece, stile queste saghe enormi, allora ci capita spesso di farne più di uno, cioè un One Piece ho fatto Miyoko, ho fatto Jabura e altri 50 che non mi ricordo, in alcuni mi sono affezionato di più, Miyoko per esempio sì, anche se parla pochissimo, perché è figo Miyoko, diciamoci. Però anche lì è un po' difficile districarsi perché sono talmente robe enormi con tante cose che poi noi non conosciamo, noi, cioè, lo dico, lo ripeto, noi non conosciamo tutto di quello che facciamo, perché noi spesso, no, come dice Marshall, noi le cose le viviamo ma non sempre le guardiamo, quindi a volte magari se mi dicono ma tu ti ricordi quella scena? No, ma tu sai? No. Ma tu Dragon Ball non l'ho visto tutto, no, per cui pensa. Capisco. Beh, comunque, pure essere onesti, come dici tu, essere bravo nel lavoro pure tecnico, quindi vai avanti così e fai personaggi e ti riescono ovviamente alla grande, quindi veramente bello. Il doppiaggio è anche quello, quindi Esatto. la difficoltà. Un personaggio molto interessante è Kyuzu di Samurai Seven. Lì, anche lì c'è questo personaggio che ha l'irrefrenabile voglia di uccidere Gambe Shimada, poi alla fine ci si allea per poi volerlo, insomma, battere proprio fino alla fine. Anche lì è un personaggio misterioso in contrapposizione col protagonista, ma devoto al sacrificio. Com'è stato? Ti sei sentito più vicino a Vegeta in quel caso? Ma allora, devo dire che ne ho un ricordo. Adesso guarda, io in diretta così mi vado a vedere un attimo, no? Perché tu dirai: ma possibile che è possibile? Perché io, col fatto che giustamente sai che ne ho doppiate tante, Tantissime. no? Ce ne sono alcune che. Ma adesso vado proprio a vedermi un attimo in tempo reale, così dico: ah! Biondino, Faccio sì perché ce ne sono alcuni che mi rimangono più capello corto. giovane amico, oh, ecco, faccio, ah, eccolo. Ma sai che questo ragazzo non è che mi sia rimasto proprio nel cuore, nel senso che sì, mi ricordo che insomma è tendenzialmente anche lui un po' stronzo, sì, però mi dispiace e non voglio glissare la tua domanda, però direi delle cose a caso. Quindi non ho risposte precise su questo personaggio perché dovrei rivedermi bene che cosa ho fatto. Dico, ce ne sono alcuni che per assurdo che sembri, ma che cadono nel nostro dimenticatoio. Poi, tra l'altro, questo l'ho doppiato quanti anni fa?
ieri. L'altro giorno, perfetto. No, adesso voglio, ti giuro. Ah, 2006, prima TV 2006, attenzione, ok. Ah, ha fatto il studio PV, quindi parliamo di 15 anni fa. Ok, parliamo di 26 episodi. Quindi mi hai fatto una domanda molto difficile. Ecco. Perché una serie con 26 episodi, un personaggio che quanto c'era? Tantissimo? Insomma, differenze con i 7 sono... Ok, per cui sì, sì, adesso sto cercando di rimettere insieme i pezzi. Comunque, no, purtroppo per voi che mi avete scelto di farmi questa domanda, non mi ha lasciato dei grandissimi attacchi al cuore. Va bene, era colpa mia comunque. Però adesso ti tiro fuori un personaggio che noi abbiamo amato grazie a te, e parliamo di Gordon Ramsay. Ah, vabbè, ok. Noi in Italia l'abbiamo amato per te, fondamentalmente, diciamolo. Sì, grazie. Quello è un personaggio che mi è rimasto attaccato, non come Vegeta, ma quasi. Insomma, ma tra l'altro ti capita mai di imitarlo inconsapevolmente, magari al ristorante, che ne so? No, qualche volta per scherzo l'ho fatto, però. Immagino tipo l'interlocutore è rimasto così agghiacciato. Sì, una volta ho fatto uno scherzo a una chef, a una lady chef, perché il marito mi ha invitato a una, c'era questa sorta di saggio di fine d'anno, perché lei insegnava anche cucina, quindi c'erano tutti gli allievi che presentavano i piatti e così via, no? E il marito mi ha presentato come un suo collega. Ok, quindi lei non sapeva. A un certo punto l'hanno bendata in cucina, io sono entrato, no? Sì, con lei bendata. Allora, questa cucina, che cosa cazzo succede? Fa schifo! Ho fatto un po' di così, lei era così, cioè dicendo, ma com'è che c'è? È arrivato! È stata basita. Poi l'hanno sbendata, ha scoperto chi ero, ha detto ma, e poi ha messo insieme i pezzi, doppiaggio, voce. Gordon Ramsay in Italia ha una voce in effetti che non è lui, e quindi poi abbiamo fatto amicizia, poi ho anche fatto un corso di cucina con lei, figura. Esattamente, tutto ci stava. Però Gordon sì, è uno dei personaggi fra i più divertenti che faccio. Adesso tra l'altro ho finito il Masterchef e sto facendo la 21ª del Kitchen adesso, in questo stamattina, guarda, ho urlato come un'aquila. Urlato contro tutti. Contro tutti. Ma com'è stato il provino? Cioè, raccontaci la storia, insomma, com'è nato. Questa me la ricordo bene, vedi? Sono alcune cose che mi ricordo per fortuna. Il provino l'ho fatto ormai parliamo di 15 anni fa, più o meno. Perché le prime quattro stagioni di Hell's Kitchen, all'epoca c'era solo Hell's Kitchen di Gordon, e prima c'era Cucine da Incubo, che non faccio io, tra l'altro, lo fa, finché c'è stato l'ho fatto un altro collega, ma adesso vi racconto la storia. Praticamente, le prime quattro stagioni di Hell's Kitchen le ha fatto un altro doppiatore non molto noto, se non sbaglio, di Roma, no? O non è piaciuto, non siamo messi d'accordo più economicamente, io non so il problema qual è stato. A un certo punto rifacciamo i provini per Gordon su Hell's Kitchen. Ok, quindi il provino lo facciamo io, Diego Sabre, che tra l'altro è anche la voce di un sacco di personaggi anche in Dragon Ball, e un altro collega. Diego Sabre è quello che lo fa in Cucina dell'Incubo, tra l'altro. E faccio il provino e... nel farlo guardo Gordon e dico io lo farei come Al Pacino in Profumo di Donna. Pensa che sì, giro mi sono fatto mentale. Ho detto Al Pacino in Profumo di Donna, secondo me sarebbe meglio. E quindi ho iniziato a fare, ho pensato al suo monologo finale, la ringa in aula quando si incazza che lui è cieco, difende il nipote, cos'è, e quindi lo faccio con quel piglio lì e ci ho preso. Nel senso che poi il provino è piaciuto molto, hanno scelto me, e poi è arrivato anche Masterchef, Masterchef Junior, e sono 15-16 anni che lo faccio. Tra l'altro c'è un'altra serie che è sul National Geographic, sulla piattaforma Disney adesso, ed è di Gordon Uncharted, che va in giro per i paesi del mondo a sfidare i cuochi dei vari paesi, i quali gli dicono: bene, per sfidarci, per fare i nostri piatti, devi però prendere una canoa e andare nella grotta a pescare il pesce, arrampicarti. E lui fa tutte queste cose perché lui è un pazzo. Quindi, insomma, fare Gordon è veramente divertente. Beh, e il provino, sì, insomma, più o meno te l'ho raccontato, è stato questo qua.
A proposito del doppiaggio di Gordon Ramsay, si è notato da un momento all'altro nei format televisivi di questo genere un'importante differenza. Prima si sentiva uno stralcio di inglese in sottofondo, e nei tempi più recenti invece si è diffusa la tendenza nel doppiare tutto. Questo naturalmente vuol dire che tu, come doppiatore, dovrai mettere in campo le doti interpretative ancora maggiori, ma perché questo cambiamento? Guarda, è una scelta editoriale, chiamiamola così, no? Ovviamente non è una scelta né partita da me né dagli studi di doppiaggio, perché hanno iniziato a abbassare sempre di più l'inglese, no? Infatti all'inizio era, diciamo che era, secondo me era meglio, questione personale, secondo me era meglio avere un po' di inglese sotto perché così il rischio è che, visto che comunque non è doppiaggio vero e proprio, perché non si può doppiare, cioè si potrebbe, ma non c'è l'impegno anche, come dire, economico di una serie vera e propria, quindi il doppiaggio è fatto anche in un altro modo, quello dei reality. Tra l'altro pensa che io lo faccio al volo, io non la vedo prima, la faccio in tempo, io lo faccio in tempo reale, Gordon lo faccio in tempo reale. Proprio così. Lo faccio così all'impronta, se sbaglio, si riparte da dove Vabbè, sbaglio, però. chiaro. Tra l'altro adesso che c'è il tablet non sono più i fogli. Prima mettevo tre fogli, poi bah 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 bah, ho finito i fogli e quindi si fermava. Adesso col tablet fai così. Quindi potenzialmente non ti fermi mai, a meno che poi per cinque anelli non c'è più e quindi devi andare oltre. Ma a parte questa follia qua, adesso il problema è che quando lui parla, parto e finisco con lui, no? Copro tutto. Perché il testo è più o meno c'è, ma poi all'interno si vede che non è doppiaggio vero e proprio. Quindi il rischio purtroppo è che sembri un doppiaggio non fatto benissimo. Questo è l'unico rischio, no? Mentre invece un po' di inglese ti dà sempre quello stacco da voiceover che almeno giustifica. Così il rischio, secondo me, è un po' quello di... Sembra appunto un film, però non è un film, capito? Quindi non è... I labiali non sono giusti e quindi, ahimè. Noi siamo concentratissimi sulla tua voce, tanto, quindi quando urli noi siamo solo su quello, quindi non si vede nulla. Vale, sì. Poi io cerco di stare su di lui il più possibile perché comunque ormai lo conosco, qualunque cosa fa, appena si gira faccio capito, sì. Cioè ormai sono dentro la sua testa. Secondo me potrei anche condizionarlo e fargli fare un bonifico al mio IBAN domani, ma lo evito. Lo evito. Ma perché lo evito? Perché potrei farlo. Scherzi a parte, insomma, anche lui è un altro personaggio di quelli che è molto divertente doppiare. Beh, sì, moltissimo, immagino. Però alla fine arriva Marshall. È un personaggio amatissimo. Sì. E guarda, sul podio sono a livello di fama e di iconicità, c'è Vegeta, Marshall al secondo e Gordon al terzo, tendenzialmente, come riconoscimenti dal pubblico. No, poi a seguire, vabbè, Roy, Aita e tutti gli altri. Marshall, fighissimo, forse è il personaggio più figo che io abbia doppiato, in assoluto. Cioè, più sì, perché è super eclettico, perché in 10 stagioni, quante sono, ho fatto di tutto. Ho cantato, ho fatto personaggi, ho fatto cose drammatiche, tristi, cioè lui è una serie ricchissima di idee, quindi è stato veramente fare Marshall, è stato super divertente, super divertente. Tra l'altro è completamente diverso tra i personaggi, no? Praticamente è proprio un'antitesi di tutti quelli che solitamente doppi, no? Anche qui moltissime persone si rispecchiano in lui, infatti è proprio per questo tutti ci sentiamo un po' Marshall, tutti abbiamo vissuto almeno una volta una sua vicenda, È ecco. Tu vero. come hai vissuto dall'inizio, raccontaci, ecco, magari anche un aneddoto durante il doppiaggio di Marshall. Ma dunque, intanto anche lì, su quello, ad esempio, anche lì ho fatto il provino e lo vinci, no? Perché il provino l'abbiamo fatto anche lì, mannaggia, adesso tanto svelo gli altarini, sono passati un sacco di anni, l'abbiamo fatto io, il povero Diego Sabre che ho battuto di nuovo. 2-0, no, poi lui mi ha fatto delle altre cose, quindi poi lui ha vinto altri provini negli anni, no? Però su questi due mi è andata bene.
E poi l'altro attore che lo fece su Marshall era Riccardo Lombardo, che è grande voce di Nappa e Mr. Satan in Dragon Ball, ma poi di, cioè, Riccardo è un bravissimo attore, tra l'altro lui fa anche molto cinema, televisione, eccetera, però insomma la voce giusta su Marshall a quanto pare ero io. Ma io la prima stagione, tra l'altro, quando io mi sentivo su Marshall, dicevo, io non mi ci vedevo su Marshall, ti giuro, la mia voce non ce la vedevo. All'inizio io non ce la vedevo, mentre tutti mi dicono, cazzo, proprio, cioè, la tua voce è perfetta, e io non ero convinto. Poi mi sono convinto, poi ho iniziato a guardare, cioè, poi facendolo mi sono convinto, ma all'inizio dicevo, se lo dite voi, va bene. Aneddoti, bah, guarda, particolare, non mi ricordo niente di particolare, un aneddoto particolare, sì, è quello famosissimo, che quante volte l'ho citato, della famosa poltrona di Berlusconi, quella lì, nel senso che quando a un certo punto decisero lui e Lilli di andare in Italia, si devono portare la poltrona, no, che avevano nell'appartamento prima con Ted, eccetera, da un sacco di anni. E Ted gli dice, ma vi portate anche questa poltrona qua? Ma cosa dici? Ma questa poltrona qui, logora, brutta, vecchia, e fa una serie di, insomma, di robe non sicuramente carine, e citando però dice come il presidente del Consiglio, in quel momento era Berlusconi in Italia, e lo dice così, no? In inglese loro hanno detto questo, no? Hanno citato proprio Berlusconi. E quindi lì ovviamente la serie andava in onda su Mediaset, comunque il cliente era Mediaset. Con il doppiaggio, che facciamo? facciamo due versioni, per forza. Una in cui diciamo paro quello che dice lui, e un'altra in cui non facciamo nomi e stiamo sul vago. Ovviamente poi, essendo il cliente Mediaset, scelsero quella sul vago. Ovviamente, no? Poi hanno detto che era colpa nostra, però in realtà poi non è andata proprio così. E quindi niente, poi questo è un aneddoto simpatico che mi ricordo di mettere, è particolare. Però spesso, tante volte, in battute piuttosto che modi di dire, abbiamo dovuto fare i salti mortali, perché in inglese sono delle cose che a loro fanno ridere, tradotte in italiano non le capisce nessuno, quindi bisogna proprio ricostruire la frase, citare, magari loro si riferiscono a un giocatore di baseball che per loro è quella cosa lì, se noi facciamo quel nome lì in una battuta dici cosa, perché dovrei ridere? E quindi va proprio ricostruito tutto. Ecco, nelle sitcom c'è un po' poi questo lavoro da fare, che è un po' dell'adattatore e un po' a volte in sala cerchiamo di farlo, ecco. Quindi ecco, magari dare anche dei vostri spunti direttamente, ma lì sul momento del doppiaggio, ecco. Sì, assolutamente, sì, anche nelle, tipo, a volte nelle canzoni ci sono delle cose che uno aggiunge, con Marshall ho cantato parecchio. Sì. Quindi quelle robe lì erano molto divertenti, ma anche con Lapino avevo fatto un paio di canzoni e lì le abbiamo inventate sul momento, la metrica, la cosa, perché c'erano delle cose che non tornavano, e quindi un po' uno deve anche essere duttile, diciamo così. Esatto, come dicevi, ecco, è pure cantato con Marshall, quindi veramente lui è un personaggio a 360 gradi, lui è l'unico che si è costruito, diciamo, tutta una vita, cioè c'è proprio un percorso diverso rispetto agli altri, oltretutto. Sì. Se ne usciva con questi pezzi di canto, quindi erano divertenti. No, poi tra l'altro tu pensa che io devo ancora fare questo video su YouTube, lo devo fare appunto appena un attimo di tempo, ma lo farò come adesso a dicembre, perché Jason Segel andò poi al Jimmy Fallon Show dicendo che quando era venuto in Italia tutti l'avevano fatto un po' dicendo ma Marshall, ma pensavamo tutti che fossi più scemo, eccetera. E lui poi al Jimmy Fallon Show dice, probabilmente è colpa del doppiaggio, del doppiatore italiano che mi ha fatto, sì, che mi ha fatto, quando non è vero, perché voglio dire, cioè Marshall non è, per carità, è un amore, però è un po' biscottone, no? Ma esatto, ma per quello che ci è piaciuto, insomma, pure a tutti, esatto. Proprio per motivo, era così come noi. E quindi farò un video in cui lo ridoppio e Jimmy Fallon lo faccio doppiare da Maurizio Merluzzo, che insomma, credo conosciate, e quindi farò un video poi di risposta a Jason Segel. Bello, non vedo l'ora. Però intanto io glielo mando, poi. Poi vediamo come controbattono. Se controbatte, ok.
Passando dalle serie TV al grande schermo, cosa si prova a doppiare attori come Heath Ledger, Ryan Reynolds, Gerard Butler? Immagino sia una grande responsabilità doppiare grandi stelle del cinema americano. Certo, sì, anche perché poi quando mi chiedono di solito, ma tu preferisci doppiare i cartoni animati o comunque gli anime, i videogiochi oppure i film? Mi spiace per gli amanti di cartoni e videogiochi, però per un attore la prova più impegnativa è doppiare un attore, no? Nel senso che un bravo attore, per carità, poi alla fine se è bravo fa tutto lui e bisogna soltanto seguirlo, però sicuramente ha molte più sfumature, ha molte più, no, molti più dettagli psicologici un personaggio interpretato da, boh, dicevi Gerard Butler, Joaquin Phoenix, Heath Ledger, cioè sono fior d'attori e quindi bisogna starci un po' dietro. Ed è un lavoro molto interessante da fare a livello attorale. Ti prepari? Dimmi. Come ti prepari, ecco, a differenziare l'attore in carne ed ossa dal cartone animato al videogioco? Ma in realtà non c'è una preparazione prima, cioè la preparazione ce l'hai quando nell'esperienza che hai accumulato e quando hai studiato nel diventare attore e vabbè, nel caso del doppiaggio poi a cimentarti nel doppiaggio. Quindi purtroppo noi non vediamo mai il film prima, per esempio, non abbiamo mai modo di studiare il personaggio, noi andiamo in sala e lo facciamo, no? Quindi certo, poi vediamo le scene più volte, magari gli anelli, le cose, però non abbiamo modo di fare tutto quello che si fa, che ne so, a teatro o al cinema, che c'è il tempo di pensare al personaggio, lo faccio così, allora no, ma aspetta, no, no, cioè devi andare, quindi devi metterci tecnica, cuore, velocità e psicologia, cioè, quindi bisogna capire in fretta il personaggio, com'è, che vuole, che fa, e poi usare la voce nel modo giusto. Questo è, infatti il doppiaggio è difficile per quello, perché è veloce e quindi devi capire abbastanza in fretta che cosa intende dire l'attore e il personaggio in quella frase, no? Perché uno poi una frase la può dire in 500.000 modi e quale scegli deve essere quella giusta. Certo, quindi questa è chiaramente, come dicevi, è data proprio dall'esperienza sul campo. Certo. Anche a livello pratico, magari, la differenza, cioè, chiaramente nei videogiochi o negli anime c'è questo tipo labiale sincronizzato, mentre magari, ecco, nel film c'è proprio l'attore in carne ed ossa che muove le labbra, quindi magari lì c'è differenza. Eh sì, perché c'è differenza nel senso che già soltanto a livello di movimenti facciali, no? Quando uno doppia, e lo dico per quelli che magari pensano, ma no, uno mette la voce e fa... No, perché devi seguire un sacco di cose, cioè se un personaggio alza un sopracciglio, o se ha lo sguardo in un certo modo, o si muove in un certo modo, bisogna seguire tutto. Ovvio che un personaggio in carne ed ossa, è un attore, un essere umano, ha un sacco di micro movimenti facciali, di sfumature, che un cartone, per quanto possa essere definito, ma comunque ne ha molti meno, no? Cioè, i codici sono sopracciglia abbassate, alzate, occhi sgranati, occhi a fessura, bocca... parlo perlomeno dei cartoni più semplici, poi film d'animazione diventano già più complessi. Mentre invece un attore devi guardare, ma anche solo lo sguardo, no? Lo sguardo di un attore, se è bravo, tu pensa, no? Mostri come Anthony Hopkins. Cioè, Anthony Hopkins parla, guarda in camera e tu guardi nei suoi occhi e dici lui in questo momento sta pensando un sacco di cose e sai anche cosa. Cioè, un bravo attore è quello, no? Che peccato che in Italia ne abbiamo pochissimi così, di questo livello. Però uno deve seguire tutte queste sfumature e quindi diventa un lavoro più complesso ma anche più avvincente da quel punto di vista. Però ecco, il doppiatore è anche attore, quindi in qualche modo c'è una bravura superiore secondo me a volte, perché ecco, magari in Italia noi col doppiaggio siamo insuperabili, quindi a volte le persone credono proprio che il film nasca in italiano, quindi non è così magari. Che c'è questo, in questo senso, come dici tu, la bravura di saper cogliere il personaggio in anticipo, ecco. Certo, no, sì, infatti guarda, il doppiaggio, quello che funziona davvero, lo dico anche spesso
agli allievi che, con cui, insomma, a cui insegno, ogni tanto faccio delle lezioni, eccetera, è quello che non si vede, perché tu ti devi guardare un film, ma lo stesso vale anche per i cartoni e altre cose, e non devi pensare al doppiaggio, a meno che non sei uno fissato, là, ti fermi un attimo e fa, cazzo, guarda che bravo il doppiatore, però tu ti guardi un film, te lo godi, no? Quindi per te, Heath Ledger, Robert De Niro e chi vuoi, in quel momento stanno parlando italiano, cioè non ci devi pensare tu. Per lui, in quel momento parlano italiano. Poi tu realizzi, sai che una parte di te lo sa che è doppiato, però ti guardi il film, il doppiaggio giusto è quello per cui la voce diventa quella lì. E quindi il doppiaggio non c'è più, non esiste. Robert De Niro parla italiano. Partendo sempre da Vegeta, la tua particolare voce dà sempre una forte caratterizzazione del personaggio. Come decidi di dare la voce ad un personaggio e soprattutto la differenza, ecco, anche nel doppiare un videogioco? Cioè, come scegli la voce da dare al personaggio? Ti rifai all'originale? Allora, sì, ci sono quelle occasioni in cui mi rifaccio all'originale, tipo, che ne so, nei videogiochi spesso noi non vediamo le immagini, raramente, no? Quindi andiamo sulla... non vediamo... A parte i cinematic, cioè, che ne so, in alcuni giochi ci sono delle scene in cui si vede, quelle in cui non si gioca però, no? In cui ci sono i cambi fra un livello e l'altro, e allora a volte arrivano già da doppiare, però quelle sono eccezioni, in generale si doppia sulla forma d'onda, e quindi tu senti soltanto l'inglese, come l'ha fatta, e ti ascolti qui. Però, tipo, tanto ormai è già uscito il gioco, lo posso dire, ma in... Watch Dogs Legacy, sì, o Legion mi sembra, nel terzo Watch Dogs è uscito, io facevo un personaggio e in originale io avevo un attore che recitava così. Yes, because it's very hard to do that. Yes, we'll go there. Kill him. Così, ok? Un sacco, quindi questo qua probabilmente era uno, lo so, un attore preso in Slovenia, da qualche parte così, che recitava in inglese, ma che intenzioni mi può dare uno così? Certo. E quindi io lo usavo come riferimento di tempo, sentivo più o meno se era incazzato, se era triste o che, ma era un cane pazzesco, e quindi andavo di mio, per forza, cioè, capivo il contesto, chi era di là, ovviamente mi aiutava se non capivo, e lì vai un po' a braccio. Lo stesso vale per i giapponesi, no? Nel senso che se senti uno che fa Sonnidowo così, ma in italiano come la fa? Non lo puoi fare così, lo devi tradurre, e quindi li devi inventare. Cioè, devi inventare. Vegeta l'ho inventato, cioè come in italiano ho deciso io, un po' con Torres, però l'ho deciso io così. Un attore invece, un essere umano che c'hai lì così, lo ascolti e se bravo cerchi di fare il più possibile quello che fa lui. Devi essere fedele all'originale, come si dice. In altre situazioni è impossibile e quindi devi proprio, allora li devi inventare, devi proprio andare tuo. E quindi come lo faccio? A istinto, misto di mestiere, di istinto, di tecnica. E quindi decido, qua ci sta bene questa voce qua, proviamo, e ce la butto e poi vedo, insomma, se funziona. Assolutamente sì. Infatti la cosa caratteristica poi della tua voce sono gli effetti proprio sonori che riesci a fare, tipo le risate, le urla. Cioè, come riesci a mantenere l'impostazione della voce in questo modo? Ma io penso sia anche il corpo stesso che rimane in una certa, magari, tensione, cosa... Come fai a essere, cioè, perfetta, questo è un equilibrio perfetto? Guarda, è una cosa, è un misto, ti ripeto, io sono molto contento, infatti tutti quelli che ascoltano adesso, che dicono vorrei fare il doppiatore, io insisto sempre tantissimo sul fatto che devono imparare dizione e impostazione della voce, no? Non solo dizione, le inflessioni dialettali, eccetera, ma proprio come usare la voce in tutte le sue accezioni. E perché quella base lì poi ti aiuta in futuro con l'esperienza a capire tutte queste cose qua, no? Come impostarla nel migliore dei modi, ma anche, come dicevi giustamente tu, a usare il corpo nel modo giusto. Cioè, prendiamo appunto il classico Vegeta, se faccio l'urlo, se faccio le cose, io mi metto proprio in posizione, in postura da battaglia, cioè non è che mi metto così, capisci? Lo potrei anche fare ormai anche così, perché lo so,
però aiuta moltissimo il fatto che se lo fai, se urli, ti metti, cioè devi essere col corpo proiettato in quel modo lì, per forza. Quindi il corpo aiuta molto, non per niente, insomma, più uno ha fatto anche teatro e ha recitato col corpo, e più questa cosa te la porti al microfono e poi ti aiuta. Beh, sì, la differenza chiaramente si nota, assolutamente. Sì, chi è solo al microfono, per carità, a parte alcuni mostri sacri che sono nati al microfono e quindi, insomma, hanno certe peculiarità, però il teatro sicuramente aiuta tantissimo. Certo. A proposito di videogiochi, ne hai fatti tantissimi, no? Ormai possiamo affermare che anche lì il doppiaggio ha acquisito una rilevanza, dandone poi un valore aggiunto. Che cosa ne pensi? Bah sì, sicuramente negli anni poi il doppiaggio dei videogiochi è cresciuto tantissimo, no? Per cui prima era un po' più preso sotto gamba, parlo di almeno 20 anni fa, no? I vecchi videogiochi alcuni non si possono sentire perché no, non c'era proprio l'attenzione nel volerlo fare, boh, beh, era sottovalutata la cosa. Poi negli anni col migliorare anche la grafica, insomma, ormai sono dei film interattivi di ore, e quindi vanno curati anche dal punto di vista audio e non solo nel sound design, ma anche nella recitazione. Quindi ogni tanto qualche scivolone capita, infatti qualche videogioco che non è proprio doppiato benissimo c'è, ai noi, come anche altri prodotti, però sì, c'è una cura maggiore, è un lavoro talmente enorme quello dei videogiochi che a volte non è sempre facile per chi organizza, gestisce tutta la localizzazione, si dice audio, dei vari paesi, farlo perfettamente, perché sai, un film è una cosa, un videogioco è una roba enorme proprio, poi soprattutto videogiochi grandissimi, vedi Cyberpunk che è uscito in ritardo di un anno, per esempio, quelli sono gioconi proprio, per cui cioè, alle volte fai una battuta, poi la rifai dopo 2 mesi perché non andava bene, e poi la rifai ancora. Sì. Quindi è sempre più importante, ecco, questo aspetto. Assolutamente sì, è importante, loro ci tengono tantissimo e anche tengono all'aspetto privacy, per esempio, quindi quando vai, no, ovviamente non puoi dire a nessuno cosa stai facendo, no, finché non esce, in teoria. No, cioè se uno mette una foto su un social del gioco che stai facendo, comunque sì, ti fanno il culo. Cioè arrivano quelli della SWAT proprio con i cavi, no? Presente la classica scena elettronicata, sfondano le finestre, ti mettono il cappuccio e ti portano via. E ti risvegli chissà dove. E ti svegli a Guantanamo. Alla Guantanamo però della Sony, perché è uno Guantanamo fatto apposta da quelli che fanno i videogiochi. No, perché quindi è uno Guantanamo virtuale, ti svegli in un videogioco e gli altri giocano con te. No, per cui bisogna stare attentissimi perché sono, insomma, poi ormai, sai, con i furti, vari cyber attacchi, eccetera, ormai sono tutti imparalanitissimi, quindi anche Amazon, Netflix, hanno paura di pirateria e così via, quindi bisogna adeguarsi. Qual è invece il tuo personaggio preferito? Prima hai detto ovviamente Vegeta, Marshall e Gordon sul podio, ma c'è un altro, oppure è uno di questi tre il tuo preferito? Ma guarda, allora, a livello di simpatia, tra quelli famosi, te l'ho già detto, Marshall, se no c'è il famoso Lapino. Per chi non lo conoscesse, andate a digitare Fur TV, trovate un ranocchio con gli occhiali ed è Lapino, no? Perché tra l'altro è uno sciupaffè, cioè questo, capito, un ranocchio tipo Kermit che in una puntata finisce alla clinica del sesso perché ormai non sa più come gestire e quindi capisce che è un problema e allora deve andare a curarsi, no? Quindi, no, una serie veramente assolutamente fuori dagli schemi. E quindi questi sono i personaggi più simpatici. Poi sono personaggi tipo eroi, vabbè, allora escludendo Vegeta, che è un caso a sé, però sicuramente Roy Mustang mi è piaciuto tantissimo farlo. Roy Mustang è veramente figo, perché è un bel connubio fra simpatia e cazzutaggine, no? Quindi un personaggio positivo, ecco, quello vedi, è un personaggio che è un po' un antieroe, però con i connotati dell'eroe, quindi è un bel mix, per
per dire. Poi c'è una serie che ho doppiato da poco, che è uscita adesso su una piattaforma nuova che magari non conoscete e vi cito, si chiama Serially, è una piattaforma gratis tra l'altro, quindi basta login password e ci si iscrive. Eh sì, e c'è una serie che si chiama Brassi, che è una serie inglese stile Trainspotting, in cui ho doppiato il protagonista, sono 6 episodi per adesso, ma arrivano altre 2 stagioni, e lì mi sono divertito un botto, perché io, cioè, politically correct da morire, e quindi in Italia ce le scordiamo di riuscire a girare delle serie così, le possiamo solo doppiare purtroppo. Doppiamo, insomma... Piano, ci diamo questa soddisfazione. Però sarebbe bello anche girarle, cioè avere la possibilità di vederle in televisione con attori italiani, ma purtroppo poi quello è un discorso, insomma, ancora più a sé. Quello sì, è un discorso a parte, ecco. Sì. Purtroppo sì, chissà se cambierà qualcosa, ma tra insomma tutti i personaggi ce n'è stato uno veramente difficile da doppiare? Guarda, uno molto difficile era quello che citavo prima, cioè questo acciugo pacciugo e vicini troppo vicini, quello che dicevo un po', quello un po' sex gender, un po' particolare, un po' transgender, sì, dico cose a caso, un po' transgender, perché aveva un cambio emotivo continuo, si muoveva, saltava, parlava un botto, cioè era tecnicamente era stato molto complicato. Perché rideva, piangeva, poi parlava velocissimo, poi si fermava, faceva le facce, cioè, devi stare sul pezzo tantissimo per... Quello è un personaggio molto difficile, tecnicamente. Un altro di un videogioco che ho chiesto di non fare mai più è Willem di Borderlands 2, perché mi ha spaccato la voce, sì, era proprio, cioè, e spaccare la voce a me ce ne vuole, Sì. No, però 3 ore di un personaggio che parla tutto il tempo in questo modo, così per 3 ore, capisci che dopo un po' anche no. Per cui ho detto, ragazzi, basta. Cioè, mi hanno chiamato la seconda volta a farlo, la seconda ho detto no, di nuovo questo, ma perché pensavo fosse finito, ho detto ok, questa è l'ultima, poi basta. Quindi quel personaggio lì è terribile. Ci sono dei personaggi che avresti voluto doppiare, ma non hai mai avuto il piacere di doppiare? Voglia. Personaggi, cito sempre Batman e Joker, ma soprattutto Joker, mi sarebbe piaciuto un sacco doppiare. Wow. Film però, Joker è un Ah, film. film. Sì, Joker quello figo, cioè, Quello su. sì, o alla Joaquin Phoenix o comunque quello di Ledger, però cosa bizzarra che ho doppiato entrambi gli attori, no? Sia il Ledger sia Joaquin Phoenix, entrambi hanno fatto Joker, Ah, non Joker. ma non Joker, mannaggia. E quindi sicuramente quello mi sarebbe piaciuto molto. Altri personaggi non me ne vengono in mente, c'ho quelli lì in testa. Beh, Joker è tuo, sicuramente. Joker è, vedi, quando si parla di complessità del cattivo, Joker è l'apoteosi. Eh sì. Infatti nel film era bello complesso quel personaggio lì, l'ultimo soprattutto. Moltissimo. Strano, sì. Tra l'altro, nella tua grande carriera di doppiaggio di animazione, di cartoni animati, c'è una tua serie preferita? Sei un amante del genere? Allora, non sono un grandissimo nerd, no? Perché sono arrivato un po' dopo come tempistiche, cronologicamente, lo so, ti mostro 21 anni, però, no, però scherzi a parte, no, però essendo comunque, l'hai detto all'inizio, sono nato il 14 marzo 1970, quindi ha comportato che, certo, io ho amato i classici Goldrake di Robo d'Acciaio, Daitarn, Gundam, L'Uomo Tigre, Lupin, il primo cartone che ho visto era Heidi. Quindi, cioè, però i Puffi, cioè, guardavo un sacco di Hanna e Barbera, eccetera, eccetera. Poi con gli anni, però, dai 20 anni in poi, cioè anche prima, ero fuori, cioè, non c'era comunque internet, non c'era la possibilità di rivedere le serie in streaming piuttosto che, quindi o te le guardi in televisione a quell'ora o non te le guardi. Quindi un ragazzo di quell'epoca esce, ok? Quindi non guarda la televisione a un certo punto. Alcune cose le ho recuperate dopo. Adesso, che ne so, ho visto l'Attacco dei Giganti,
mi è piaciuto molto, mi manca l'ultima stagione però, One Punch Man mi è piaciuto molto, ho visto degli episodi, non tutto, di Fullmetal Alchemist, che mi è piaciuto comunque molto, al di là di averlo doppiato, che ho visto ancora, ho visto Demon Slayer, sto guardando quello di quello nuovo che è uscito di League of Legends su Netflix, Arcane si chiama, fighissimo, quindi straconsigliato. No, è bellissimo, cioè a me che piace molti, comunque a me piacciono i fumetti, mi piacciono i disegni, mi piace l'arte in generale, quello lì è arte pura proprio, ma è bellissimo, quindi quello mi è piaciuto un sacco. Ho visto Death Note, che ne so, quindi delle cose le ho viste, non sono un nerd, cioè One Piece non l'ho visto, cioè Dragon Ball l'ho visto a spizzichi e bocconi guardando un po' di cose che ho fatto io, così quando andrò in pensione fra 1000 anni forse me lo guarderò tutto, no? Quando sarò come quello sulla carrozzina di Breaking Bad con il ding 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 ding, con la bavetta qua, mi guarderò Dragon Ball e avrò tempo, ma prima non lo so. E quindi vabbè, questo è un po'... Ecco, avendo visto tutte queste serie, ma soprattutto con Vegeta che hai attraversato tutti questi anni, com'è cambiato il mondo dell'animazione rispetto adesso, in questi anni, rispetto a prima? Ma guarda, credo che si sia un po' adeguato sicuramente al gusto digitale dell'ultimissima generazione, delle generazioni, mamma, no, cioè già facciamo il confronto da Dragon Ball Z a Dragon Ball Super. Quelli che erano amanti di Dragon Ball Z, che adesso hanno 30, 35, pure 40 anni, dicono: Dragon Ball Super non si può guardare, che schifo, perché è troppo definito, colori troppo netti, troppo digitale da un certo punto di vista, no? Mentre invece Dragon Ball Z, anche fino a GT, era più pastellato, era più disegnato, cioè un'altra generazione di... Quindi è cambiato, secondo me, da un punto di vista grafico parecchio. Anche Shaman King, adesso ho ridoppiato Shaman King dopo 20 anni, no, Ryu, 20 no, ma più o meno, anche lì è cambiato completamente la grafica, adesso è pulita, netta, cioè come il cambio fra un disco e un CD, no? La stessa cosa, ma un disco inteso come, per quelli troppo giovani, sono quelle robe rotonde, nere, che tu un disco, un LP, che gracchia, però c'è il suo fascino. Un CD o un MP3 sono, capito, troppo belli, troppo puliti, e perdono un po' il fascino. La stessa cosa vale per l'attenzione poi invece al doppiaggio. Quindi cosa è cambiato? È cambiato che all'epoca nessuno pensava che le cose le avrebbero riviste 1000 volte su internet, e quindi anche, che ne so, intanto si pensava fossero per bambini in Italia. Sì. Oggi non è più così. Perché oggi invece il pubblico ha un suo, quindi c'è Netflix, quindi le cose escono più fedeli all'originale, c'è un maggior rispetto di certe cose. Una volta li stravolgeva, tanto sono bambini, e invece no, cioè si sono prese un po', secondo me hanno sbagliato. Quindi è cambiato un po' tanto, un po' tutto. L'unica cosa che è peccato è che non ci sia più una cosa come il settore ragazzi di Italia 1. Tutto sommato, perché quello era un bacino dove si raccoglieva tanto, no? E è andato un po' perduto quel momento lì, quel mondo magico lì, in cui comunque sono cresciuti tanti. Oggi non c'è più un punto di riferimento. Vai su Netflix, vai su Amazon, prendi DVD, vai in streaming, è un po' un mischione, capito? C'è chi lo guarda in giapponese, chi in finlandese, chi ama il doppiaggio, chi odia il doppiaggio. È cambiato anche da questo punto di vista. Sì. Tra l'altro poi con la serie Squid Game, che ha tipo spopolato per il fatto che era poi in coreano. Sì, vero. Quindi come l'hai vissuta questa cosa? Nel senso, potrebbe essere tipo un campanello d'allarme per accantonare magari il doppiaggio oppure rivisitare un po' tutto? Ma secondo me io non lo vedo ancora questo rischio. Cioè, diciamo che per ciò che riguarda almeno finché campo io, quindi ancora un diciamo che fino al 2050, ma anche un po', secondo me il doppiaggio tiene botta, no? Perché comunque tanti ancora amano sentirlo in italiano, anche perché comunque, che ne diciate, cari detrattori del doppiaggio, ma comunque se guardi una roba in originale con i sottotitoli, cogli sicuramente delle cose che il doppiaggio non ti dà, verissimo, ma al tempo stesso non cogli delle cose che il doppiaggio ti aiuta
ad avere, ok? Quindi non è uno meglio, uno peggio, sono due scelte, no? Quindi esistono ancora quelli che scelgono quel tipo di esperienza lì, cioè che è quella del doppiaggio, del, come dire, no? E quindi credo che non ci sia un pericolo. L'esperienza Squid Game io l'ho visto tutto, l'ho visto in coreano, anche io guardo le cose in originale, tra l'altro, non è che faccio il doppiatore e dico, io. Quindi alcune cose mi piacciono in originale, altre mi piacciono doppiate, dipende. Squid Game era buffo anche perché sentire recitare in coreano era molto buffo. Odo, questa roba qua che non è neanche giapponese o cinese, è un'altra cosa ancora. È un'altra cosa? E quindi ci stava, cioè, boh, è stato divertente secondo me come esperienza, però non guarderei tutto in originale. No, sono d'accordo. Ogni tanto ci sta qualcosa così, però è bello anche sentirlo e viverlo in un altro modo, magari un prodotto, un film, che sia magari una serie TV, esatto. Certo. Con l'arrivo della pandemia da Covid-19, il modo di lavorare in generale è cambiato. Nel lavoro del doppiatore, qual è stato il cambiamento che hai sentito di più? Che se già prima eravamo abbastanza isolati per via del, come dire, dell'upgrade tecnologico, e quindi che comunque sei in cabina da solo, perché la colonna separata, per chi non lo sapesse, vuol dire registri da solo, quindi c'hai la tua pista su cui registri le tue cose, che poi viene gestita dal fonico separatamente da quella di un altro attore, anche se parlano insieme. Comunque, il fatto di stare già da soli abbastanza a incidere è diventato ancora peggio, perché è tutto compartimentato, cioè per evitare assembramenti anche in sala, dalle 10 alle 11 vieni tu, poi dalle 11 a mezzogiorno arriva l'altro e ci si vede anche molto meno, c'è meno rapporto umano. E quindi rispetto a quando ho cominciato io, che era una grande bolgia, no, in cui addirittura si fumava in sala, figurati, sembrava di entrare in un jazz club, no, mangiava tipo col sassofono e poi quindi era, insomma, non salubre sicuramente, però era comunque carino, umanamente era divertente. Oggi è tutto molto compartimentato, il Covid ha accentuato questa roba qua. Ho detto salubre o non c'è salubre? Salubre è salubre, sai, ma ogni tanto c'ho il dubbio sulla dizione, guarda, è terribile. Vabbè, comunque, uno dice, ma proprio tu, proprio io. Intanto mi era il dubbio. Vabbè, no, quindi questo, e poi il fatto che chi assiste, quindi per i giovani, è un po' una fregatura sto Covid, perché quelli che stanno provando a entrare nel mondo del doppiaggio, che magari sono pochi, ma valgono, fanno difficoltà a assistere anche soltanto a un turno o andare a fare un provino, perché col Covid tutte le case di doppiaggio dicono no, mi dispiace, no, evitano, perché non vogliono avere gente intorno che non sia... E quindi questa è un po' una fregatura per chi sta cominciando, ahimè, mi dispiace molto per questi ragazzi. E spero che finisca presto, almeno... Sì. Ce lo auguriamo tutti, sempre. Sì. Io ti seguo tantissimo sui social e anche su YouTube, dove la serie Vegeta è morto e l'ho ucciso io ha spopolato, cioè devo dire, eccolo! È stata una trovata genialissima, bellissima, e tra l'altro eccolo, stai lavorando per portarlo a teatro. Sì. Come è nata, come si è evoluta fino ad arrivare con l'idea del teatro? Ma guarda, in realtà pensa che nasce dall'idea del teatro. Quindi io volevo farlo a teatro, poi all'epoca 10 anni fa che avevo fatto addirittura un video che c'è su YouTube in cui anche c'è Merluzzo in questo video, in cui cerchiamo di fare la copertina per lo spettacolo, eccetera, poi un sacco di problemi, non sapevo come affrontare la questione dei diritti d'autore, cosa usare, immagini, non immagini. Mollo il colpo, dopo un po' di anni viene fuori la storia della serie, Vegeta è morto, l'ho ucciso io su YouTube, quindi dico, ma io sai che faccio... collection figure, faccio un po' di cose a casa, no? Girate un po' bene, e quindi mi sono inventato queste storielle fra me e Vegeta, tipo Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, e quindi io e lui che ci scazziamo a casa, e poi invece recentemente ho incontrato anche un autore di fumetti che si chiama Frecht, che lavora per Polignani, per la casa editrice Polignani, e abbiamo deciso di collaborare e di scrivere questo spettacolo fatto bene, Vegeta è morto, l'ho ucciso io, e di portarlo, io probabilmente uscirà, cioè sarà pronto in primavera, quindi potrà esserci forse un'anteprima
all'Etna Comics potrebbe essere, ma questo non è certo, ma lo spero. E poi dall'autunno prossimo tutte le principali città, Roma compresa, ovviamente lo voglio portare, perché parlo del rapporto fra me e Vegeta, del rapporto con le voci, con i personaggi, le crisi che può avere un attore con le voci che c'ha nella testa, tipo Giovanna d'Arco, insomma, gli altri personaggi che non ne possono più di Vegeta, perché è monopolizzante e quindi lo dicono basta, dobbiamo ucciderlo, è l'unica, perché sennò... non ce ne ripetiamo. Sennò soltanto lui, tutti dicono Vegeta, Vegeta, noi chi siamo? E quindi anche, insomma, sono un po' stanchi tutti gli altri di convivere con questo despota. Quindi, che bello, non vedo l'ora di vederlo. Sì, sì, assolutamente ci stiamo lavorando e sarà una figata. Per chi ama Vegeta e Dragon Ball, per chi ama il mondo nerd, ma anche per chi non ne sa niente, perché comunque ci saranno un sacco di riferimenti per chi conosce Vegeta, Dragon Ball e chi è nerd, ma anche comunque è godibile per l'amico che viene o la fidanzata che viene trascinata a guardare questo spettacolo, ma non sa niente di Vegeta e Dragon Ball, perché è uno spettacolo che poi viaggia su diversi livelli, quindi funziona a sé, cioè indipendentemente da Vegeta. Quindi è per tutti proprio. È per tutti, quindi quello è l'obiettivo, che sia trasversale a 360 gradi. Esatto. E, inoltre, tu ti sei dedicato anche alla scrittura della prefazione del libro che dicevi prima, di Derek Padula. Come mai sei stato coinvolto, ecco? Allora, intanto, non so se avete notato, ma lo sfondo è cambiato, perché noi abbiamo sono i potenti mezzi, gli effetti speciali che... questo è il libro. Eccolo qua, no? It's over 9000 visioni del mondo in collisione. Praticamente Derek mi scrive e mi dice: ciao, sto scrivendo il libro It's over 9000 in italiano, l'ho già fatto anche in spagnolo, e lì la prefazione l'ha fatta, credo, una direttrice del doppiaggio che ha anche la voce di Goku in Spagna, se non sbaglio. E quindi mi dice: ti andrebbe di fare la prefazione in italiano del libro? Io ho detto: boh, non lo so, fammelo leggere, no? E quindi lui me l'ha mandato. Io avevo molta paura che fosse un ennesimo pippettone su Dragon Ball, una roba che ho detto: che pace. Pensavo fosse la stessa roba, no? Cioè, roba che avevo già sentito, eccetera. E invece devo dire che è un libro che mi ha strastupito. Uno, perché io, per carità, non sono un intenditore di Dragon Ball, è vero, c'è gente che ne sa molto molto più di me, perché io non l'ho mai visto tutto, eccetera, eccetera. Però ci sono delle cose, anche solo su Vegeta, che non avrei mai immaginato. E quindi ho scoperto delle cose pazzesche, sia su Vegeta, sia su Goku, sul mondo di Dragon Ball, su questa storia dell'Inizio del 9000, e proprio su un sacco di aspetti che non avrei mai immaginato. Quindi, una volta letto questo libro, poi mi sono dedicato a scrivere una prefazione che raccontasse il mio rapporto con Dragon Ball e, insomma, da quando ho cominciato. Beh, ho fatto dei mini capitoli tipo Le porte della percezione, Vegeta piace a molti fan, Le richieste dei fan e Grazie. Che poi detta così sembra, però è un po' meglio di come sembra dai titoli dei capitoli. No, quindi molto, molto, un libro molto interessante che vi consiglio. Non, lo consiglio spassionatamente perché non ho nessuna percentuale sul libro, quindi però l'ho fatto veramente con il cuore. Secondo me è un libro che vale la pena leggere per chi ama Dragon Ball e per chi ama Vegeta, ma anche Goku, perché parla di entrambi. Sì, parla del loro rapporto sostanzialmente. Esatto. Tu l'hai letto? No, non l'ho letto. Lo leggo, lo leggerò sicuramente. Lo leggerò sicuramente. Vale la pena, davvero. Sì, prima ci siamo sentiti e mi dicevi, no, che stavi, anche prima hai detto che stavi con una tua allieva, insomma, cosa consiglieresti, cosa consigli in realtà ai tuoi allievi che intendono iniziare il doppiaggio? Ma allora, intanto di non sottovalutare la difficoltà, perché tanti arrivano un po' troppo smargiassi, convinti che sia facile, uno dice: tanto che devo fare? Devo leggere, devo parlare, eccetera.
Io la prima cosa che di solito dico, che chiedo a quelli che conosco, che ne so, alla quality dubbing dove insegno o così, dico, ma tu leggi? No, è su 10 persone, già 10, che ne so, diciamo 6, dicono, sì sì, no, leggo, ok, ma tu leggi ad alta voce? Ah, e già fanno un passo indietro, no? Ah, ad alta voce, no, e diventano da 10, 6, diventano tipo 2, se non 1. Il problema è che se non leggi ad alta voce è un po' come se io voglio fare le arti marziali, no? Mi metto lì e faccio ah, wow, ah, ah, e sto facendo arti marziali, capito? Nel senso che non è che te lo puoi immaginare. Se devi leggere, chi doppia comunque, tra le varie cose, recita ma ha un copione. Quindi devi imparare a leggere a prima vista abbastanza in fretta e capire subito quello che sta leggendo. No, è come guidare, no? Quando tu guidi devi essere abbastanza sciolto da non pensare che c'hai il cambio, il volante, tu guidi, no? Pensi alla strada, pensi alla stessa cosa quando doppi, quando leggi, ovviamente parliamo di lettura interpretata, poi devi metterci insieme il video, e quindi bisogna studiare, fare un corso di, ripeto, dizione fatto come Dio comanda, in cui non impari soltanto a toglierti appunto la, che ne so, a Roma uno dice la borsa e deve dire borsa, no? Per esempio, piuttosto certo. Che altre cose. Oppure che ho scoperto che in Umbria non hanno la S sonora, cioè non dicono rosa, dicono rosa e tutte le S, la S non esiste, anche un po' a Roma, però perché nel centro c'è anche in Toscana, le Marche, per dire, non è soltanto questo, è imparare a urlare come Vegeta, no? E non è che lo impari anche facendo, usando il diaframma, anche usando la respirazione, i toni, no? Quindi parlare con la voce così o con la voce così, cioè imparare tutte le tecniche vocali. Quindi un bel corso di dizione, un po' di sana recitazione che male non vi fa, perché poi uno recita quando devi mettere insieme lettura e recitazione, e poi vabbè, certo che il corso di doppiaggio è la fase finale in cui impari le tecniche di doppiaggio, ma se non ci arrivi con quelle basi lì, no, vai a fare un corso di doppiaggio e ragazzi, il 95% di voi purtroppo, lo riscontro, butta via i soldi, perché sì, perché si affaccia figo il corso di doppiaggio, ma voi state andando a fare un corso di rally, no, quindi di guida tosta, e non sapete, non avete fatto il corso di guida, quella di base, in cui si impara le marce, la frizione, non spegniamo la macchina, e quindi vi lanciate in una roba fighissima, ma che richiede delle skill, quindi uno step per volta, prima di arrivare al corso di doppiaggio, fatevi però un minimo di una base, e poi andate a affrontare una cosa che invece è più impegnativa. Questo è il mio pensiero, e poi, per carità. Beh, così si costruisce anche una base solida, insomma, per poi diventare il doppiatore, perché altrimenti poi uno legge, diciamo, sono abbastanza bravi tutti più o meno, uno si improvvisa e fa, invece costruirsi è differente. Certo, ma guarda che poi la maggior parte di quelli che leggono normalmente senza aver studiato, leggono così. Dopo la sua ripresa dalla battaglia con i Saiyan e il successivo allenamento a bordo della nave spaziale verso il pianeta Namek, così leggono, capito? Perché tutti cresciamo imparando a leggere male così, perché l'insegnante legge così, la mamma legge così e tutti leggono così, no? Per cui se uno studia invece come leggere, dare un senso alle cose che dice, è un casino, perché non solo poi leggi così, ma poi devi pure guardare un personaggio, seguirlo, aiuto! È folle! Poi è follia. Per cui questo, spassionatamente questo. Esatto, quindi ragazzi studiate dalle basi. Allora, prima ci dicevi ovviamente che nel teatro, cioè vorresti insomma partire con la tua opera nel teatro. Ci hai detto che hai finito di doppiare delle serie per una nuova piattaforma. Hell's Kitchen va avanti, ma ci sono anche altri progetti magari un po' nascosti che ancora non hai rivelato a nessuno, qualche anticipazione da darci? Bah, dunque bah, allora a livello dunque cinematografico dovrei fare una
parte in un film indipendente, ma ancora non ho chiaro bene tutto, però dovrei girare delle cose a dicembre. Su YouTube dovrei uscire la prima parte di un corto in cui faccio Vegeta. Vabbè, mi sono prestato a questa cosa, è una sorta di parodia, però mi faceva ridere, abbiamo detto, diciamolo, no? Quindi c'è proprio la parrucca, mi trasformo in Super Saiyan. Oh, bello! Roba, guarda, che proprio da una parte di me si vergogna e una parte di me è molto divertita. Vabbè. E poi uscirà finalmente, spero, nel 2022 un mediometraggio in cui avevo recitato, facendo il, tra l'altro ho recitato in croato anche, e quindi mi sono imparato le basse in croato, che abbiamo girato in Umbria, ambientato al periodo delle foibe, quindi un periodo anche politicamente abbastanza complesso per l'Italia, una ferita anche abbastanza aperta, e quindi speriamo, insomma, che questo benedetto mediometraggio, che ha avuto problemi in fase di post-produzione, eccetera, veda la luce, quindi questa è un'altra cosa ancora. Che bello, quindi diventiamo anche un po' più nelle vesti di attore, ecco. Eh sì, perché ottimo, c'ho bisogno. Immagino. Bene, io ti ringrazio Gianluca, sei stato veramente davvero disponibile, ti ringrazio, questa intervista è durata parecchio e ci ha raccontato tantissimo, ti ringrazio davvero e ovviamente tu sei attivissimo su tutti i social, Instagram ancora di più, quindi ragazzi seguite Gianluca Iacono ovviamente e io ti ringrazio e ti saluto. Grazie a te, grazie a Passion for Fun, grazie a tutti quelli che insomma, seguiranno questa intervista. Grazie Veronica, grazie Francesco, grazie a tutti. Quindi, e ovviamente un saluto a Andrea. Eh beh, non volevo salutare Andrea, certo, mi ha chiamato Vegeta come prima cosa, e quindi, però lo saluto lo stesso, dai. Bravo.